Buongiorno, in questo lunedì pieno di sole inizia una nuova settimana e noi siamo pronti con il fitness, con l'alimentazione per darvi dei consigli in pillole ogni giorno. Alle Dune Fitness a Silvia Marina troviamo Antonio Riga, buongiorno, Antonio, il nostro personal trainer che la settimana scorsa ha debuttato ufficialmente in questa trasmissione. Quali sono stati i riscontri tra i tuoi allievi, Antonio? Più che a livello personale, quello che fa piacere è offrire un servizio a tutti i nostri clienti, amici clienti e telespettatori. Sì, anche coloro che vogliono mantenersi in forma con alcuni consigli sull'allenamento. E questa è la cosa importante. Bella risposta, noi cominciamo subito a darvi consigli. E oggi tocca a me, mi presto con piacere fare l'esercizio. Che cosa hai preparato, Antonio? Un esercizio per i dorsali, possiamo vedere. E poi faremo l'alternativa per casa. Allora, mentre io mi preparo, qual è l'importanza di allenare i dorsali? L'importanza di allenare i dorsali è quella che poi è l'importanza di allenare tutti i gruppi muscolari, ma la schiena ci sostiene in maniera particolare, insieme alle gambe. Quindi avere una schiena tonica significa soffrire meno di dolori alla schiena, oltre che alzare le spalle. Allora, vediamo nel dettaglio come viene fatto. Questo è un esercizio, si chiama rematore al pulley, lo stai seguendo benissimo. Butti fuori quando vai dietro l'aria, inspiri ed espiri. Questo prende il trapezio centrale della schiena, il piccolo rotondo, il romboide, il gran dorsale laterale. Prende diversi gruppi muscolari della schiena. La schiena è un muscolo a ventaglio, possiede tanti muscoli. Quante volte è il deltoide posteriore? Questo si possono fare 4 serie, a seconda del carico si può spaziare dalle 8 ripetizioni alle 12, sempre dipende dal carico utilizzato, ecco, io e da quello che si vuole ottenere. Pochissimi chili, però fino a quando sì. Si può andare avanti con i chili? Fino a quanto? Bisogna sempre, il peso è relativamente pesante, cioè deve essere pesante ma l'esecuzione deve essere perfetta. Si parla di peso pesante, ma nell'esecuzione perfetta. Ed ora siamo pronti per una nuova versione di questo esercizio, Antonio. Sì, questo è lo stesso identico esercizio, però lo si può fare a casa. Diamo un'alternativa per fare lo stesso esercizio, con le dovute differenze, che si può fare tranquillamente a casa. E anche in questo caso basta un semplice elastico con delle resistenze variabili ed un punto di ancoraggio che a casa lo si rimedia comunque. La postura è identica all'esercizio fatto ai cavi, è identica, stessa seduta, stesso esercizio. Tiriamo dietro e buttiamo fuori, contraendo, abducendo le scapole, allungando le braccia, perfetto, bravissima. La schiena rimane così, dritta, in questo caso rimane ferma, bravissima, tendi le braccia e tiri dietro. E butti fuori quando vai verso lo stomaco. Senza muovere la schiena, rimani ferma con la schiena, perfetto, bravissima, bravissima, questo, ottimo. Chiudi le scapole, tira dietro le spalle, perfetto. Questo è l'esercizio ed è una validissima alternativa. Anche i cavi offrono una tensione continua, con l'elastico abbiamo la stessa sensazione. Non c'è il peso, ma funziona lo stesso? Sì, perché l'elastico ha un carico progressivo. Più lo tiriamo, più diventa pesante. Poi in commercio si trovano elastici con varie gradazioni. Quante serie?
Da quanto? Possiamo fare 3 serie da 20 ripetizioni, perché non possiamo mettere molto carico, quindi aumentiamo le ripetizioni per renderlo ugualmente efficace. Grazie ad Antonio Riga, noi ci vediamo domani per un altro allenamento. Su cosa? Domani serviremo un altro gruppo muscolare, i tricipiti, la parte posteriore del braccio. Allora, vi aspettiamo domani insieme al nostro personal trainer Antonio, qui a Radio 1 Fitness. Noi adesso ci trasferiamo nell'altra parte della trasmissione, quella dedicata all'alimentazione. A tra poco. Ed eccoci in questo set estivo allestito da Mar del Plata a Silvi Marina. Buongiorno alla dottoressa Marina Manieri. Buongiorno. È un po' presto per parlare di calamari, perché è soltanto ora di colazione, ma proiettandoci nel pranzo, nella cena di questa sera, diventa un argomento molto appetitoso anche guardando queste immagini. I calamari a quale famiglia appartengono, dottoressa? Allora, i calamari sono una serie di molluschi cefalopodi, cui appartengono appunto sia i calamari generici che anche le seppie, i moscardini, insomma tutte quelle specie che hanno la caratteristica di avere questa testa con i tentacoli ad essa attaccati in maniera diretta. Ora, noi li vediamo così trasformati, irriconoscibili, ma poi in pescheria alla fine li vediamo così come sono. E quali valori nutrizionali hanno i calamari? Allora, essi hanno la caratteristica intanto di contenere proteine nobili come tutti gli alimenti di origine animale, sono poveri però di grassi saturi e ricchi di acidi grassi del tipo omega 3 come tutti gli alimenti che provengono comunque dal mare. Inoltre hanno la caratteristica di essere ricchi di alcuni sali minerali che sono molto importanti per il nostro sistema immunitario, come per esempio il selenio, lo zinco ed il rame. Quando invece non vanno mangiati? Allora, in teoria contengono un po' di colesterolo, quindi è bene limitarne l'uso. Certo è che poi vengono usati anche in maniera minima, inerentemente alle quantità. Un modo ottimo però per consumarli è quello di seguire per esempio le ricette della tradizione. Non so se una ricetta tipica nostra è seppie e piselli, no? In cui questi calamari, che comunque contengono del colesterolo, sono associati a un legume. In tal modo la fibra del legume va a compensare l'eccesso di colesterolo, riducendone l'assorbimento. Quindi questo per esempio è un ottimo modo di consumarli. Quindi anche con ceci? Sì, assolutamente sì, ma anche associati banalmente a delle verdure. Per esempio qua vediamo la frittura. Ora, la frittura sicuramente non è una cosa sanissima, ma ci sta, soprattutto in una cena d'estate. Però c'è anche qualche verdurina, quindi insomma può essere una soluzione, ecco. Grazie. Allora, questo il consiglio sui calamari da parte della dottoressa Manieri. Noi vediamo nelle immagini di Alberto Capo anche delle conchiglie, vediamo, sì, delle cozze, vediamo delle ostriche, perché domani avremo proprio questo come tema principale nella parte food della nostra trasmissione. Quindi salutiamo la dottoressa Marina Manieri, grazie a tutti voi che ci avete seguiti da casa, grazie ad Alberto Capo per le riprese e ci vediamo domani a Buongiorno Fitness.